A volte ci sono delle giornate che vago senza una meta ben precisa, ma oggi non è una di quelle, perché andremo alla scoperta del borgo di Vogogna. È un piccolo borgo di origine medievale, col suo castello annesso. Villaggio degli Agoni vi dice nulla? Era il nome con cui, in epoca romana, veniva chiamato il piccolo borgo di Vogogna nella Val d'Ossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Vogogna, nonostante le sue antiche origini, acquisisce prestigio solo nel XIII secolo e grazie alla sua funzione di centro fortificato viene scelto come capoluogo dell'Ossola Inferiore, innescando così una sorta di rivalità con Domodossola, capoluogo dell'Ossola Superiore. Proprio del periodo medievale sono i tesori che Vogogna custodisce ancora oggi. Passeggiando per le vie del borgo raggiungiamo Palazzo Pretorio. All'interno è custodito il mascherone celtico, di cui è presente una copia da cui fuoriesce acqua fresca nel cortile. Fulcro del borgo è il castello. Costruito in posizione elevata, con la sua torre semicircolare domina tutto il paese. Successivamente, con ogni probabilità, fu Giovanni Visconti a far ampliare la fortificazione. Il castello nacque come presidio militare a difesa di tutta la valle ed in particolar modo del paese di Vogogna. E adesso facciamo ingresso al castello. Il borgo è stato fortificato ulteriormente grazie ad un impianto murario. Ma di queste mura oggi non rimane traccia, a differenza del castello visconteo che nel corso degli anni ha saputo mantenere il suo aspetto maestoso. Alla fine del 1700, il maniero è passato sotto il controllo del comune, il quale lo ha trasformato in una prigione per detenuti politici. Non si può andar via dal castello senza salire sulla torre, dove si potrà godere di una vista affascinante e da dove si potranno vedere i resti medievali della città. Una serie di ristrutturazioni, dal 1990, ha reso possibile l'accesso alle diverse aree del castello, il quale è consentito visitarlo, in cui sono visibili ricostruzioni degli ambienti medievali e sono ospitate due mostre permanenti importanti, Tempo di Lupi e Soldatino di Piombo.
Poco sopra il castello, ci sono i resti dell'antica rocca di Bogogna del X secolo. Di questa rocca longobarda non rimangono che alcuni ruderi, perché è stata quasi totalmente distrutta dai vallesi. Però si può ancora immaginare il suo aspetto originario e la sua imponenza dell'epoca. È usciti dal castello medievale, vaghiamo per le vie del borgo. Passeggiando per le vie del borgo salutiamo Vogogna che ci ha regalato una splendida giornata.